e della ricerca Stefania Giannini. Giulio del 7. Grazie. Un saluto a tutti. Unite for Heritage è innanzitutto, direi, un pezzo molto italiano della strategia antiterrorista, molto italiano, ma che già altri paesi condividono, che l'UNESCO condivide e che col passare del tempo potrà essere, credo, sempre meglio una delle componenti essenziali del nostro contrasto al terrorismo. Censendo oltre 600 la morale, la missione culturale, la missione politica. L'Italia non fu subito. Heritage is not just the beauty of the ancient monuments. Heritage is what we are. Heritage is about our identity. Heritage is about diversity. Heritage is about the dialogue among the different cultures. And this is why extremists are afraid of history. They destroy it, because they don't want this to be true. They are delegitimized by history, and this is where our responsibility, the responsibility of UNESCO, and also, I believe, of Italy joining forces today, is to stand up against this vision of humanity. L'Italia sta coordinando una serie di stati che si sono resi disponibili nel momento in cui il governo libico sarà insediato e potrebbe avere dei bisogni rispetto alla sicurezza del proprio paese, di essere la nazione che in qualche modo raccoglie le disponibilità. Non ha mai pensato l'Italia di intervenire in Libia, ha sempre pensato di poter dare una mano al governo libico sulla base delle richieste che il governo libico farà. Noi abbiamo 19 paesi che si sono riuniti a Roma il 20 di gennaio e sono paesi europei, paesi arabi, comprendono anche il Canada e Malta, quindi un numero ampio e significativo di paesi che si stanno riunendo da tempo perché nel caso appunto che tutti auspichiamo, una Libia finalmente con un governo che sia nel pieno delle proprie funzioni, possono esserci delle necessità di sicurezza. Per esempio, una cosa che noi facevamo prima che la crisi libica avesse un'escalation era quello di addestrare le forze armate libiche. Lo facevamo in Italia a Cassino e lo potremo fare in Libia se ci sarà un governo che lo chiederà.